Ragazzi, purtroppo è vero. Tutto quello che si dice sul mio conto è vero. Ho truffato i miei iscritti, vi ho truffato. Di cosa sto parlando? Da quando ho pubblicato il video di Temo, tutti sono indignati, tutti hanno puntato il dito contro di me perché io, Jumpytech, avrei in teoria truffato i miei iscritti perché ho promosso uno spyware, un'app che fa veramente un casino della Madonna. Di cosa sto parlando? Di Temo. Questo non è un video sponsorizzato di Temo, quello prima lo era, ma è chiaro, era palese, è scritto anche nella descrizione. Quel video era una DV, ma la cosa che mi fa ridere di quel video sono i commenti che sono arrivati, chiaramente commenti fondati probabilmente sul nulla, in base a quello che si vede e che si sente dire solitamente sui social, vedi su TikTok o altro, e quindi la gente si basa solo su quello che vede e non va mai a informarsi sulle fonti di quelle ricerche, perché noi ci fidiamo di quello che ci dicono gli altri. Ormai noi siamo in una sorta di slip continuo dove ci fidiamo di quello che ci dicono gli altri e non andiamo a investigare mai le fonti, non andiamo mai a ricercare se le fonti sono effettivamente fidate o meno. Ma andiamo a leggere qualche commento, ragazzi, qualche commento. Che pubblicità marcia, addirittura ho sponsorizzato un sito che vende cose. Che cazzo, c'è chi sponsorizza che è veramente la merda della merda. Probabilmente censurerò il nome dell'applicazione. C'è chi sponsorizza i casinò online e io che sponsorizzo un sito di acquisti come può essere banalmente un Amazon. Una pubblicità di merda, una pubblicità marcia. Non mi fiderei mai di Temu perché frega i dati personali. No. Dove l'hai letto? Ti sei fidato? Ma adesso andiamo a vedere. Ok, portare contenuti su Temu, ma addirittura sponsorizzarlo. Perché Amazon non si fa sponsorizzare? Perché Amazon potrebbe e Temu no, ad esempio? Io qui non voglio prendere. Comunque i commenti erano molto simili a questi. Adesso non voglio prendere le difese di Temu. Mi allontano totalmente da Temu. Ok, mi dissocio. Quel video sponsorizzato rimane quel video, però voglio un attimino farvi aprire gli occhi, ragazzi, perché non potete puntare il dito contro un'app o un qualcosa senza un attimino informarvi se tutto quello che è stato detto su quel servizio, su quell'app, sia vero o meno. Ora, che sia un'app che vende cose cinesi, un'app che venda robe di bassa qualità, qui non lo metto in dubbio. Anch'io nel mio video l'ho detto, nonostante fosse un video sponsorizzato, se un prodotto faceva cagare, l'ho detto, ma proprio tranquillamente. C'erano un botto di prodotti che dicevano, ah, una merda, fa schifo. Ma si sa, stiamo andando a comprare, ragazzi, i prodotti che costano 3 euro. Che cosa ci aspettiamo? Se compro delle cuffiette auricolari che costano 3 euro, che qualità vi posso aspettare, raga? Una qualità de merda, ovviamente. Quindi che vendono prodotti un po' così, è chiaro, un po' come Wish, un po' come AliExpress. Dalle mie parti si dice, quanto spendi mangi. Se io voglio delle cuffie di qualità, vado a comprare queste che costano 150 euro, non le stesse, la controparte su Temu che ne costa 2 euro e mi posso aspettare la qualità come queste. Posto che anche queste che sono di qualità super, guardate che cazzo è successo sulla testa. Però vabbè, al di là di questo. Quindi che vendono prodotti di bassa e di dubbia qualità, ma soprattutto di dubbia provenienza, questo non ci piove, e qui sono pienamente d'accordo. Ma poi ognuno è libero e può decidere chiaramente dove comprare e dove spendere i suoi soldi. Ma da qui a dire che questa è uno spyware, un'app che ti fotte i dati. Addirittura c'era un commento dove scrivevano, ti hanno pagato per farci rubare i nostri dati. Cioè, io sono stato pagato da Temu, dagli hacker del... Raga, ma cosa state dicendo? Cosa stai dicendo? E ora voglio dimostrare che quello che leggete, ragazzi, ha una valenza fino a un certo punto. Bisogna un attimino informarsi delle fonti. E adesso leggiamo questo articolo di un sito che si chiama Agenda Digitale, ma come questo ce ne sono tantissimi altri, perché giustamente quelli che hanno puntato il dito contro Temu è la Grizzly Research, che non è nient'altro che un'agenzia di marketing, non è un'agenzia di cybersicurezza, non è qualcosa che abbia all'interno degli ingegneri capaci di analizzare per bene il codice sorgente. È semplicemente un'agenzia che ha preso la pick-up, lo ha smontato e ha visto cose strane che in realtà sono cose normalissime. Ma adesso leggiamo, perché voglio farvi rendere conto anche a voi che comunque non è tutto marcio, ok? Non è tutto marcio. Ma ragazzi, prima di leggere l'articolo mi ero dimenticato a farvi vedere una cosa. Io questo video, il video di Temu, l'ho registrato più di un mese e mezzo fa. Basta andare a vedere le informazioni sul file e vi faccio vedere che la clip del video, che è questa che vi faccio vedere, perché vedete, ah, non è quella, non è quella, 52 minuti dura, tra l'altro. Questa è la clip del video di Temu, chiaramente. Questo è il video. La data di creazione è il 5 settembre 2023. Perché ho aspettato così tanto a pubblicare questo video? Ovviamente, ragazzi, questo video doveva andare, c'era programmato di andare online la settimana dopo, quindi doveva andare online tra l'11 e il 12 settembre. Ma dopo che ho registrato questo video si era alzato tutto sto polverone su Temu, e lì ho un attimino detto, aspetta un attimo, prima di pubblicare questo video voglio un attimino informarmi, aspettare un attimino che si calmi tutto,
vedere se queste accuse erano fondate, se effettivamente ci fossero problemi di sicurezza o altro, perché se ci fossero stati avrei rinunciato alla DV e non avrei pubblicato appunto il video per tenere al sicuro i miei, ma soprattutto anche i vostri dati, perché lì in mezzo ci sono anche i miei dati. Sarei stato stupido a pubblicizzare una cosa mettendo i miei dati, il mio indirizzo di spedizione, la mia carta e tutto, perché i prodotti li ho pagati, sì, li ho pagati, e quindi sarei stato stupido a mettere a rischio banalmente anche i miei dati. Ma ho aspettato che uscissero degli articoli come questo che adesso vi faccio leggere, dove analizzavano chi ha puntato il dito contro Temu, analizzavano un attimino la situazione. Non appena ho avuto la certezza che Temu era più o meno sicuro, difatti il video, raga, che l'ho registrato il 5 settembre, l'ho pubblicato il 13 ottobre, un mese e passa dopo. Il video era montato già da mesi e mesi ed era messo in non elenco sul mio canale da un delirio. Ho deciso di pubblicarlo solo quando avevo la sicurezza che tutto era ok. Quindi anche lì buttate il dito, video di merda. Raga, calma, non sapete quello che c'è dietro a un video, chiaramente. Ma andiamo a leggere. Grizzly Research ha fatto un report molto esteso, ma in alcuni punti lacunoso, cita quest'articolo. Basti pensare che, sebbene il report citi in più occasioni di aver coinvolto numerosi esperti del settore della cyber security e inserisca numerose citazioni da parte di questi esperti, non pubblica nessun nome di utenti esperti della cyber security, né tantomeno agenzie a cui magari si sono affidati per far fare queste indagini sull'app di Temu e sul codice sorgente di Temu. Non pubblica niente, dice semplicemente: lo abbiamo fatto. Ma loro hanno fatto davvero? Spoiler, no. Con il risultato di un report quindi estremamente autoreferenziale e che riposa esclusivamente sui risultati delle analisi informatiche condotte, alcune delle quali non particolarmente rilevanti, come la scansione dei file su APK su VirusTotal, si concentra su tre aspetti: sicurezza informatica, insostenibilità finanziaria e la solidità finanziaria. Quindi parlano semplicemente di sostenibilità finanziaria, che quella a noi non ci riguarda, raga. Se Temu fallisce tra un anno, due o 10 anni, a noi non ci interessa, chiaramente. Di questi punti, il primo, come dice appunto quest'articolo, è sicuramente quello più interessante e quello che ci interessa, ovvero la sicurezza informatica. Grizzly Research evidenzia in particolar modo questi punti: utilizzo della compilazione dinamica attraverso la funzione runtime.exec. Qua parliamo sempre dell'APK di Android. Questo runtime.exec, a detta della Grizzly Research, consentirebbe a Temu di effettuare attività di compilazione direttamente sullo smartphone di chi l'ha scaricata, rendendo di fatto l'app una scatola che può contenere altri programmi ignoti. In realtà la funzione in uso è descritta, è abbastanza di uso frequente e di per sé consente solo la compilazione in loco del codice binario già presente nell'app. Quindi l'app in autonomia non può scaricare un'app, metterla là dentro e avviarla, può semplicemente rielaborare il codice sorgente già presente in app e farne un po' quello che ne vuole, no? Ci può stare per far funzionare bene l'app. Poi c'è anche una discrasia fra i permessi gestibili dall'app e quelli pubblicizzati nella pagina informativa dell'app. Sulla pagina c'è una cosa e poi i permessi sono altri. Ma questo lo fanno moltissime app, lo faceva pure TikTok all'epoca, raga, e TikTok lo siamo tutti ancora oggi. Resta di fatto che i permessi devono comunque essere concessi dall'utente perché l'app possa accedervi. Vi ricordate quando voi installate un'app e vi appare quel messaggino: consenti l'accesso alla rubrica, consenti l'accesso al microfono, alla telecamera? Sono tutti i permessi che l'app vi chiede, ma che gli date voi. Quindi noi dobbiamo essere attenti a dare delle autorizzazioni a queste app che andiamo a installare, che sia Temu o che sia WhatsApp o che sia Telegram o qualsiasi altra app. Dobbiamo stare sempre attenti ai permessi che diamo. Prosegue quest'articolo: la possibilità per Temu di accedere ai file presenti in external storage, con conseguente possibilità di esfiltrare tali dati, cioè nel senso che può prendere i dati dell'external storage, quindi dell'SD praticamente, e leggerli praticamente. Anche qui parliamo di un accesso sottoposto a permesso e che solitamente riguarda un'eventuale memoria esterna di uno smartphone, ad esempio un SD card. Si tratta sostanzialmente degli stessi poteri che ha una qualsiasi altra app a cui sia consentito l'accesso ai file o alla galleria. Quindi banalmente questo accesso all'external storage ce l'ha WhatsApp, ce l'ha Telegram, ce l'ha probabilmente anche Amazon, ce l'ha Google Drive, ce l'hanno il 99% delle app esistenti al mondo. Sempre un permesso che comunque diamo noi, chiaramente. C'è anche la possibilità di verificare se lo smartphone in cui è installata l'app ha i permessi di root. Di fatto questo lo fanno praticamente moltissime app, assolutamente. Anche Amazon ed eBay, qua cita, hanno la stessa funzione. Molte app richiedono la possibilità di verificare se hai i permessi di root o meno. Hanno trovato anche la presenza di parti di codice offuscate in versioni non più attive dell'app, chiaramente. Anche qui però si può trattare di un indice preoccupante, come di un legittimo strumento di tutela della proprietà intellettuale dello sviluppatore, che significa che hanno preso le versioni un po' più vecchie dell'applicazione, hanno aperto quel codice, hanno visto che c'era del codice offuscato. Questo cosa può essere? Ad esempio lo sviluppatore voleva nascondere, che ne so, il suo modo di scriptare l'app o altre robe, quindi offusca determinate parti di codice come segreto professionale, ipotizzo, non lo so. C'è anche la presenza di una funzione
l'applicazione per verificare se il telefono entra in modalità debugging. Infatti, secondo Grizzly Search, sempre, la funzione potrebbe essere utilizzata per modificare il comportamento del codice quando l'utente procede a un debugging via USB. Ma anche qui, come dice sempre questo articolo, è una funzione abbastanza comune, spesso implementata per innocue ragioni tecniche, che ad esempio è presente anche nell'app di Amazon eBay. Quindi praticamente tutto quello che abbiamo visto adesso anche Amazon e eBay lo fanno, però lì non c'è nessuna critica. C'è la richiesta del Mac del dispositivo, che ci può stare. C'è la presenza di una funzione di un log estesa, che si può fare assolutamente. Si dovrebbe trattare tra l'altro di log di processi relativi ad errori e warning, e ci può stare. Quindi riceve, ad esempio, che se ne so, aprite l'app, l'app vi crasha, l'app genera un debugging di tutto il vostro telefono per capire in base a quale processo va in conflitto e lo manda. Ma ci sono dati blandi, cioè non è che c'è il vostro numero di carta di credito. No raga, non esiste. C'è la capacità dell'app di effettuare screenshot. Anche qui si tratta di una funzione comune per gestire incidenti di sicurezza. Il report di Grizzly Research la presenta come una possibilità di effettuare screenshot di qualsiasi schermata del dispositivo, mentre va rilevato che di default i permessi Get Window, Get Decor View e Get Root View sono limitate alla schermata dell'app. Quindi non è che se voi avete il vostro telefono così, mentre state usando il vostro telefono, l'app di tema in automatico fa gli screenshot, che ne so, della vostra rubrica o delle vostre chat WhatsApp. Non le può fare, è impossibile. Può fare gli screenshot solo e unicamente se c'è quell'app aperta, ovvero l'app di Temu. C'è anche la presenza di accessi a fotocamera e microfono, non giustificata dalla natura dell'app, e ci può stare, non ha senso che ci chiede questi permessi, ma ormai tutti questi permessi, raga, ce li chiedono al 99% tutte le app. Puoi comunque non dargli il permesso, vai nelle impostazioni, togli quel permesso, hai fatto. Quindi questo esame di Grizzly Research permette di ridimensionare le roboanti discussioni e conclusioni a cui giunge l'azienda statunitense nella sua ricerca. Detto tutto questo, ragazzi, non c'è nulla di certo. Il software dell'app Temu, quindi il codice dell'app Temu, è assimilabile a quello delle app di Amazon o eBay, quindi poco cambia. Resta di fatto che comunque Temu si spinge un poco oltre le due aziende USA, quindi Amazon e eBay, e che il grado di affidabilità dei due colossi statunitensi, sempre Amazon e eBay, per un utente europeo, quindi per noi, appare senz'altro maggiore. Quindi abbiamo più fiducia ad Amazon e eBay a dare questi dati, mentre per un'app cinese diciamo che noi siamo un po' più restii, perché soprattutto è appena arrivata sul mercato, quindi siamo un po' più attenti a questa cosa. Ma i permessi che abbiamo dati sono gli stessi dell'app di Amazon eBay. È quindi bene esaminare con attenzione chi c'è dietro Temu. E qua, ragazzi, potete leggervi un attimino tutta la storia di Temu. Questo articolo lo lascio qua sotto in descrizione, ma potete googlare facilmente chi è Temu, da dove nasce e quali sono le sue origini. Ma soprattutto, adesso andiamo al punto più importante. Chi è Grizzly Research? Sono permessi di puntare il dito, che sono gli unici che l'hanno fatto nel mondo, contro Temu e hanno alzato tutto questo polverone. Andiamo a leggere. Quello che va approfondito, oltre all'accusato che è Temu, ma anche l'accusatore, ovvero Grizzly Research, che non brilla certo per trasparenza. Un'agenzia non trasparente punta il dito contro un'altra agenzia non trasparente. Capite che c'è un conflitto di interessi sicuramente. Nel visitare il sito dell'azienda, che si occupa di report su società quotate, si è accolti da un lunghissimo e sostanzialmente inutile dal punto di vista giuridico banner obbligatorio che contiene uno scarico di responsabilità il più esteso possibile nei confronti dell'azienda, che si precisa che espone unicamente i propri personali convincimenti sul sito. Quindi tutto quello che ha detto Grizzly Research sono semplicemente cose personali, opinioni personali. È come se io dicessi: Apple vi ruba i dati. Ne sono convinto. Lo fa al 100%. Vi fidate di che sono un coglione? No, raga, non vi fidate. È ovvio che non vi fidate. Quindi tutto niente. Tutto fumo. Il report di Grizzly comunque contiene una parte tecnica e più una parte economico divulgativa, che si concentra sul modello di business di Temu, che a noi non ci interessa onestamente. A noi non frega un cazzo. Quello che lascia però perplessi durante l'esame fornito da Grizzly Research è proprio il fatto che l'articolo sembra progettato più come una consulenza di investimento piuttosto che come una denuncia delle carenze del software da parte del software dell'app di Temu. L'azienda si limita infatti a formulare ipotesi e tiene a precisare più volte che di ipotesi si tratta, perché non c'è nessun fondamento che l'app di Temu faccia queste cose. E aggiungo un'altra cosa: fidatevi che se l'app di Temu fosse uno spyware, un'app che fa gli screenshot a caso o un qualsiasi altra cosa che rubi i nostri dati, non sarebbe possibile scaricarla dall'App Store, perché le app sull'App Store sono costantemente monitorate da Apple o Google, che fanno costanti controlli periodici
periodici per vedere se appunto qualcuno carica sul proprio store queste app. Piuttosto ci dobbiamo spaventare delle app che andiamo a scaricare non da siti ufficiali, quello ci deve preoccupare, ma se noi scarichiamo dall'app store, quelle app al 95% sono sempre sicure. In conclusione, tutto sta nella fiducia dell'utente verso il soggetto a cui affidi i propri dati e nella consapevolezza che i permessi concessi agli applicativi devono essere concessi con prudenza e ricontrollati periodicamente al fine di ottenere un miglior controllo sulla nostra identità online. Quindi l'app ci chiede sì delle cose, ma noi siamo liberi di darli o non darli questi dati. Decidiamo noi, raga. È necessario, cita anche l'articolo, esercitare prudenza nello scaricare applicativi come Temo o un qualsiasi applicativo, aggiungerei dire. Quanto alla sicurezza informatica dell'app, grazie alla ricerca di Grizzly Research, possiamo affermare che esistono dei fattori di rischio nell'app del codice di Temu, ma non è ancora possibile se si tratti di un'app contenente un malware o che viola i nostri dati personali, perché non c'è stata nessuna ricerca fondata di questa che vada a dire sì, lo fa. Non c'è una ricerca, non c'è una roba che fa sta cosa. Quindi c'è da augurarsi che la circolazione della notizia del report di questo caso di Grizzly Research non abbia come effetto uno scossone in borsa, perché quando hanno fatto uscire questo articolo le azioni di Temu sono scese un botto, ovviamente. Quindi si pensa sia stata una roba mirata per un attimino colpire questo sito che stava schizzando le stelle, e quindi ha detto lo dobbiamo ammazzare in qualche modo, boom, facciamo così, diciamo che c'è un malware, così la gente lo disinstalla e giustamente le azioni sono scese, ma non c'era nessuna cosa fondata. Quindi sicuramente speriamo che tutta sta roba che hanno alzato, tutto sto polverone che hanno alzato, non rimanga vano e che qualcuno, un'agenzia di cybersicurezza, degli hacker, qualcuno si metti un attimino nell'app e controlli se effettivamente c'è il codice sorgente sbagliato o qualcosa da migliorare. Ma ad oggi, raga, Temu è un'app alla pari di Amazon o eBay, punto. Quindi mi dispiace contraddire tutti quelli che hanno detto che ho truffato i miei iscritti o altre robe, ma se volete usare Temu non dategli nessuna autorizzazione, oppure fate il vostro acquisto, aspettate che vi arriva l'ordine, disinstallate l'app, fine il problema. Che poi venda prodotti cinesi, che poi venda prodotti di dubbia qualità, qui non lo mettiamo in dubbio, ma siamo noi che stiamo comprando, siamo noi di star comprando quella determinata cuffia o quel determinato prodotto. Semplicemente era per dirvi che io non ho truffato nessuno, non mi sento di aver truffato nessuno, non mi sento di aver fatto una cosa sbagliata ad accettare una sponsorship per un sito che vende prodotti, un po' come fa Amazon o eBay, e che mi sento totalmente a posto. Ma ci tenevo comunque a aprire gli occhi anche magari a qualcuno di voi. Vi invito sempre a cercare le fonti delle notizie e andare alla fonte e studiare un attimino e capire prima tutto quello che c'è dietro a una cosa letta magari su TikTok o su Instagram o sulla pagina Facebook dello zio Peppino. Bisogna sempre informarsi e documentarsi delle notizie, se siano vere o false.